ovviamente non solo allenamenti ma anche momenti piacevoli da condividere anche con i tifosi che magari a volte criticano o a volte vi esaltano. Ma io credo che la vita in ognuno di noi ci sono momenti belli e momenti meno belli, ma poi fortunatamente ci sono delle situazioni dove, come questa, dove incontri altra gente, dove ti confronti, dove alle volte bevi un bicchiere di vino e parli del più del meno, come ognuno di noi, alla propria famiglia, alle proprie persone importanti. Quindi giusto il lavoro e va preso in una certa maniera, alle volte va bene, a volte va male, però alle volte poi ci si ferma, riflettiamo un po', che ci sono tante cose importanti fortunatamente e bisogna cercarsi di godersele più che mai, non tralasciando nulla, però dopo ritorni più carico di prima a quello che è il tuo lavoro e, come dicevi tu, alle volte le critiche sono anche, devono essere anche costruttive per cercare di migliorarsi. Questa sera naturalmente occhi puntati su ciò che mangeranno e cosa berranno i giocatori. Sì, noi abbiamo cercato con il mio preparatore atletico di cercare di fare un piccolo menù per i giocatori, ma non è mai facile, in queste circostanze ci sta. Il discorso è che, sai, siamo a 2 giorni alla partita, quindi bisogna stare un po' attenti. Infatti cercheremo insomma, di farli bere poco, ma anche mangiare, ma sono abbastanza intelligenti e pronti nel sapere che ci sono momenti in cui ti puoi divertire, come stasera, però in un certo modo. Poi, quando siamo lontani dalla gara, è giusto che ognuno di loro, come dicevo prima, fanno la loro vita e si prendono i loro giorni di divertimento. Asta, mancano pochissimi giorni a questa gara, come li state vivendo? Ma guarda, come tutte le gare sono importanti, perché è inutile dire che questa è importante, perché insomma la classifica, le abbiamo dette molte, spareggio di una partita per la salvezza e tutto. Io credo che dobbiamo essere bravi i ragazzi, come è stato nel derby, che il derby era importante. Purtroppo è andata come è andata, l'avevamo preparata bene, perché le partite vanno tutte preparate in una certa maniera. Ci sono delle insidie in tutte le gare e questa la stiamo preparando bene, come abbiamo fatto con le altre, però purtroppo alle volte non basta solo preparare bene, non basta pensare di mettere una formazione e tutto, alle volte ci sono delle circostanze che vanno oltre e ultimamente in casa, soprattutto alle 2 partite, ci è girato un po' male. Io che non penso mai che si vince o si perde attraverso la fortuna o sfortuna, però posso dire in queste 2 gare qualcosa indietro ci deve ritornare in quanto riguarda la prestazione, perché abbiamo fatto 2 ottime gare ma abbiamo portato a casa poco. Sinceramente, ha mai temuto per la sua panchina? Ma non lo so, non ci penso, non è questo. Io penso solo a lavorare quotidianamente. Io penso anche qual è l'obiettivo societario, che ormai non è inutile ridirlo e ridirlo, lo sappiamo tutti, però se si può guardare avanti meglio ancora. Oggi vorremmo cercare di toglierci dai bassi fondi, questo è importante. Poi il resto, quello che viene, fa parte del gioco, anche se insomma nessuno mi ha detto di vincere il campionato, nessuno mi ha detto di arrivare ai playoff, e quindi possiamo essere tra virgolette anche in linea con i programmi, ma è normale che bisogna cercare di fare di più, e noi ogni volta, in ogni allenamento, in ogni partita cerchiamo sempre di fare di più per migliorarci.